In questa puntata parliamo di catasto stradale, rilievi, censimenti di opere lungo la rete autostradale. In particolare parliamo con un tecnico ANAS che segue l'autostrada del Mediterraneo e ci racconta quello che fa nell'episodio 93 del podcast di 3D Metrica. L'ospite di questo episodio si chiama Angelo Stillavato, è un tecnico, è un geometra e lavora nella struttura di ANAS per quanto riguarda l'unità compartimentale della Calabria che segue tutta l'autostrada del Mediterraneo, quindi che occupa tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria. Angelo è un mio contatto diretto su LinkedIn e uno dei motivi per cui gli ho chiesto di essere ospite di questa puntata del podcast di 3D Metrica è perché negli ultimi mesi ha iniziato a condividere una serie di post molto interessanti che mi hanno incuriosito molto, dove diceva o comunque comunicava il fatto che la sua unità operativa aveva iniziato una serie di attività di rilievo tridimensionale dotandosi di strumentazione per il rilievo tridimensionale, nel particolar modo in quel caso di laser scanner, tra l'altro laser scanner anche di alta fascia molto prestante, e di recente poi abbiamo avuto un paio di scambi per quanto riguarda la voglia e l'intenzione di dotarsi anche di strumentazione per fare aerofotogrammetria, fotogrammetria, comunque rilievi structure from motion da acquisizioni fotografiche da UAV, e quindi la mia curiosità mi ha spinto a invitare Angelo in una puntata del podcast e a far sì che potesse condividere con me e con te che ascolti questa puntata qual è il suo lavoro all'interno di ANAS, che è comunque una struttura pubblica, e perché questa struttura e qual è stato l'input che ha avuto nel decidere di guardare verso il rilievo tridimensionale. Poi scopriremo anche in puntata l'idea è quella di arrivare al rilievo integrato, diciamo da 0 a 100. Ti lascio subito la chiacchierata che ho fatto insieme ad Angelo Stillavato. Ti ricordo soltanto che il mio riferimento online è www.3dmetrica.it e noi ci sentiamo alla fine. Angelo Stillavato, tu sei originario della Calabria, perché ho visto sul tuo profilo LinkedIn che hai avuto anche delle esperienze di lavoro a Milano prima poi di tornare giù nella zona della Calabria. Raccontami un po' la tua storia professionale e chi sei e in questo momento di cosa ti occupi. Certo, Angelo Stillavato, sono lucano. Lucano. In realtà, okay. E qui mi trovo in Calabria per lavoro, ovviamente da oltre 20 anni, quindi. E ho girato anche un po' l'Italia, nel mio curriculum insomma ci sono diverse permanenze sia a Milano ma anche in altre zone d'Italia dove ho potuto insomma avviare la mia professione di geometra e quindi approfondirla più che altro nell'ambito della pubblica amministrazione. Negli ultimi 20 anni sono approdato in ANAS e quindi adesso lavoro presso la struttura della Salerno Reggio, quindi dell'autostrada del Mediterraneo. Okay. Quindi in Calabria. Quindi all'interno di ANAS, quindi tu sei all'interno della struttura di ANAS. Com'è strutturata ANAS a livello italiano? Ma intanto per chi non conoscesse, per i pochi che non conoscono ANAS, ANAS di che cosa si occupa? Che cos'è, di che cosa si occupa? È il principale ente proprietario delle strade, concessionario per conto del Ministero delle Infrastrutture e gestisce la più grande rete stradale e autostradale italiana, quasi 34.000 chilometri di strade. E recentemente infatti è stato acquisito una notevole rete di strade provinciali, regionali e anche ex ANAS che erano state precedentemente assegnate alle regioni e alle province con il regionalismo che ci fu nell'anno 2000 e che sono comunque rientrate all'interno dell'azienda per volontà governativa. Ok, quindi ANAS... Per manutenzione e costruzione di strade. Ok, giusto per individuare a livello territoriale, quindi hai citato strade provinciali, hai citato le strade statali, hai citato quindi anche rete autostradale, quindi da quello che ho capito forse rimangono fuori le strade all'interno dei comuni, come ANAS? Quindi... In realtà abbiamo acquisito una rete di strade provinciali e regionali, quindi che saranno classificate a breve in strade statali o al limite in NSA, cioè nuove strade ANAS. E quindi
questa rete di strade praticamente un po' interessa quasi tutte le regioni d'Italia. La nostra azienda è organizzata su strutture territoriali, regionali ed aree compartimentali. L'area compartimentale praticamente coincide in alcuni casi con l'ambito regionale, in alcuni casi come l'autostrada del Mediterraneo, interessa ben tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria, proprio perché l'autostrada del Mediterraneo parte da Fisciano, quindi in provincia di Salerno, e termina a Villa San Giovanni a Reggio Calabria, e quindi ha anche un interesse territoriale molto più vasto di una singola regione. In altre situazioni, diciamo ordinarie, l'area compartimentale, quindi gli ex compartimenti territoriali, corrispondono all'ambito territoriale regionale. Ok, quindi io che abito in Liguria, il mio riferimento è ANAS Liguria, se mi sposto, io sono proprio al confine tra la Liguria e la Toscana, quindi io avrò di riferimento due compartimenti, quindi il compartimento Liguria e il compartimento della Toscana, quindi è una divisione territoriale che credo sia anche funzionale per il controllo e la manutenzione di tutto quanto. Certo, c'è stata una sorta di accorpamento che ha portato anche dei benefici in termini logistici, proprio in virtù della peculiarità delle strade, della continuità delle infrastrutture stradali e autostradali. Quando avevo, penso 21 anni credo, quindi un po' di anni fa, feci un viaggio insieme a degli amici e raggiunsi la Calabria in macchina, e quindi percorsi tutta la Tirrenica e mi feci la Salerno-Reggio Calabria, e mi ricordo che adesso io insomma sono passati più di 20 anni. A quel tempo la Salerno e la Reggio Calabria non era esattamente un'autostrada o comunque una via semplice, no, semplice lo era, però comunque era molto tortuosa, c'erano un sacco di cantieri, c'erano un sacco di situazioni che rallentavano il traffico, creavano un po' dei rallentamenti, delle code. Di recente, quando sono sceso al sud, sono sempre sceso in aereo e quindi non l'ho più fatta. Com'è la situazione sulla Salerno e Reggio Calabria adesso? Adesso ti posso dire che potresti tranquillamente scendere giù in Calabria percorrendo l'autostrada del Mediterraneo, perché a parte il fatto che i lavori di ammodernamento sono praticamente terminati, si fanno soltanto cantieri per manutenzioni programmate e manutenzioni ordinarie, ma il resto dell'autostrada praticamente è libero, e quindi voglio dire è un'occasione anche per riappropriarsi del proprio territorio, perché l'autostrada offre dei panorami e e anche delle vie tematiche che possono essere anche riscoperte dopo tanti anni, portandoti anche dei percorsi nuovi a riscoprire il territorio. Tra l'altro la Salerno-Reggio Calabria passa proprio per il Parco del Pollino, per il Parco della Silla, insomma taglia delle zone che sono stupende, proprio senza ombra di dubbio. Bellissime, a partire già dal Cilento e quindi scendendo sul Parco Nazionale del Pollino per poi proseguire verso il Parco della Sila e quindi poi anche negli altri parchi regionali fino ad arrivare al Parco dell'Aspromonte, quindi a partire da Getauro Rosarno fino giù a Reggio Calabria. Sono aree molto molto vaste. Angelo, tu all'interno della tua unità di che cosa ti occupi nello specifico? Sì, io sono il responsabile dell'ufficio Catasto Strade, che è un'unità staff del responsabile dell'area compartimentale, che si occupa del censimento dei beni e delle infrastrutture presenti lungo le strade, in particolare lungo l'autostrada 2 del Mediterraneo. Quindi il mio compito è quello di censire tutti i beni presenti, quali ponti, viadotti, gallerie, segnaletica stradale, pavimentazioni, barriere, tutto ciò che è anche l'arredo stradale, quindi per effetto di un decreto ministeriale del codice della strada che prevede proprio il censimento di tutte queste opere all'interno di alcuni database che ci siamo dotati nel corso degli ultimi 20 anni, in cui noi inseriamo tutte le informazioni relative alla nascita e al mantenimento in vita di queste opere. Beh, quindi è un'attività preziosissima, perché fai un'acquisizione di dati che è fondamentale sia per l'intervento manutentivo in corso, ma mi viene da dire anche per i posteri, nel senso, o per un passaggio di consegna, se nel caso in cui tu dovessi cambiare unità operativa, cambiare mansione, comunque tutto questo lavoro viene preso da chi prende il tuo posto, da chi condivide il tuo lavoro, e in questo caso è perfettamente operativo e sa esattamente tutta la storia di un'opera dall'inizio fino allo stato attuale in cui prende in mano il database. Certo. Più che altro lo scopo del catasto è anche quello di condividere le informazioni
con tutte le altre unità operative, in particolare con i protagonisti della gestione della manutenzione stradale. Quindi tutti gli altri tecnici, i miei colleghi, hanno la possibilità di loggarsi in maniera permanente con i nostri sistemi catasto e di consultare le banche dati e quindi avere una scheda anagrafica dei beni che abbiamo censito, fino ad andare oltre, quindi fino a spingersi ad avere anche il dettaglio delle opere d'arte e anche in alcuni casi la difettologia e quindi il materiale che serve poi per poter progettare la manutenzione programmata. Se ti chiedessi di raccontarmi una sorta di tua giornata tipo, o meglio, non giornata tipo, perché immagino che questo approfondimento si opere si spalmi su più giornate in funzione anche dell'opera, però proviamo a fare una sorta di individuare delle classi, no? Tu hai parlato di segnaletica, di barriere, ma anche di opere più importanti, gallerie, ponti. Ad esempio, se tu analizzi o comunque ti rechi su un tratto di tua competenza e vuoi fare un catasto, ad esempio, di una segnaletica o di barriere, gli strumenti che utilizzi quali sono? Poi magari andiamo anche verso cose più complesse e ambiti anche che mi interessano particolarmente, che sono quelli del rilievo tridimensionale. Però partendo dalla semplice, sì, poi sì, non so se è semplice, che strumenti usi? Come ti comporti? Come operi? Ma generalmente per poter fare questa operazione si parte dal GIS. Lavoriamo essenzialmente con GIS, quindi con dei rilievi GPS di accuratezza centimetrica. Okay. E andiamo sul posto a rilevare, faccio un esempio, un ponte viene rilevato dal giunto di partenza al giunto finale, quindi dall'inizio alla fine del ponte, viene rilevato attraverso un sistema, un banale rover a doppia frequenza, e quindi queste coordinate poi ci consentono di fare la geolocalizzazione del bene. Okay. A questa informazione facciamo un progetto GIS sul palmare o comunque in ufficio, che esportiamo sul palmare, ce lo portiamo con noi, e poi vengono aggiunte tutte le informazioni che sono previste dal catasto strade, quindi dalla geolocalizzazione, al nome della strada, alle geometriche che si possono rilevare su strada, quindi larghezza, lunghezza, altezza, e anche allegando una piccola fotografia. Costituisce, ecco, questa set di dati, la carta di identità principale, che noi chiamiamo così in maniera molto molto tecnica scheda di prima individuazione, la carta di identità del bene che andiamo a censire, e successivamente vengono scaricati e post processati i dati nella piattaforma GIS che abbiamo in ufficio, e poi vengono trasformati in un set dati che trasportiamo all'interno del database societario. Ok, quindi c'è una fase di campo. Immagino prima una fase di ufficio per individuare la zona dove andare, perché immagino che i tuoi spostamenti non siano spostamenti di pochi chilometri, ma siano spostamenti di decine e decine, se non centinaia di chilometri. Quindi sapere dove andare, fare una sorta di prima analisi e raccogliere i primi dati di campo, archiviarli in un GIS, e già mi hai dato uno spunto interessante per parlare di cose che sono molto interessanti, molto utilizzati, che sono proprio gli strumenti GIS, e poi il passaggio su un database. Cioè già al terzo step, quando tu accedi al GIS, comunque stai mettendo delle informazioni che di base sono già accessibili a chi ha la facoltà di accedere a quel GIS, per cui già qualcuno ha la possibilità di vedere qual è il frutto del tuo lavoro. Siccome immagino che i chilometri siano tanti, e credo bene che tu non sia solo a fare questo lavoro, il tuo staff da quante persone è composto? Noi siamo 6 persone, tutti tecnici e anche operatori amministrativi, siamo organizzati in squadre che operano in campo e quindi sono tutti dotati di strumenti quali GPS palmari, e quindi siamo praticamente presenti lungo tutta la rete autostradale da Salerno a Reggio Calabria, riusciamo a coprire tutto il territorio, a volte spostandoci anche di centinaia di chilometri. Questo necessariamente prevede una pianificazione dei rilievi, perché a volte ci troviamo in contesti in cui magari si perde il segnale telefonico per il collegamento con le stazioni permanenti RTK, e quindi bisogna fare molta molta attenzione, perché poi restituire il dato in post processo diventa un'operazione un po' più complicata, e quindi siamo comunque attrezzati per ovviare tutte queste situazioni. Però voglio dire, in linea di massima riusciamo ad operare con le stazioni di riferimento permanenti in quasi il 95% di tutto il tracciato autostradale. Abbiamo soltanto qualche difficoltà legata magari alle previsioni meteo, perché purtroppo non è facile pianificare l'attività di una settimana successiva per potersi spostare magari di 200-300 km, e quindi va fatta al momento, va fatta con molta accuratezza, e capire bene qual è il momento giusto per poter andare su strada, anche in funzione del traffico, che incide tantissimo sulla possibilità di poter sostare sulle corsie d'emergenza in prossimità delle opere d'arte, perché sono operazioni molto molto delicate, e cui abbiamo dei
protocolli molto rigidi per effettuare tutte le manovre di sosta e di esecuzione dei rilievi stessi. Chiarissimo. Quanta parte del lavoro lo fai fuori dal campo e quanta parte lo fai in ufficio? Ma in una prima fase iniziale, da quando mi sono insediato nel 2012, diciamo che uscivo quasi quotidianamente perché c'era la necessità di aggiornare in maniera massiva tutta la banca dati, perché nel frattempo i lavori di ammodernamento dell'autostrada avevano, tra virgolette, stravolto un po' l'assetto infrastrutturale, quindi le opere d'arte erano state sostanzialmente sostituite e ricreate e per cui andavano praticamente ricollocate nella giusta posizione e chiaramente con una nuova carta d'identità, con una nuova scheda a corredo con i nuovi dati dell'opera realizzata o comunque ammodernata. È stato un grande lavoro e per primo ci siamo posti il problema di rilevare tutti i ponti vedotti di luce superiore ai 15 metri in modo da avere una banca dati allineata con le esigenze societarie ma anche normative e poi quella delle gallerie. E poi finita questa fase ci siamo dedicati alle opere d'arte minori e anche al rilievo 3D che è partito praticamente dall'anno scorso e quindi da quel momento in poi abbiamo fatto una grande svolta. Però volevo fare una piccola premessa perché in realtà ARAS ha investito a livello nazionale con ben altre strumentazioni ad alto rendimento, quindi oggi ARAS nel momento in cui deve censire una nuova strada, ecco, per esempio mi riferisco alle strade di rientro, utilizza tecnologie molto molto più spinte, molto molto più efficaci. Il rilievo ad alto rendimento si è rivelato essere un sistema per la gestione dei big data che consente di poter rilevare in continuo, quindi in dinamico, anche centinaia di chilometri di strade e autostrade e poi avere una restituzione semi-automatica di tutti gli elementi e poi per poi poter essere riprocessati e inseriti in maniera molto molto massiva all'interno dei database del catasto strade. E questa è un'attività che conduce la direzione generale, in particolare il nostro centro sperimentale di Cesano a Roma, che ha acquistato e ha progettato una macchina per l'alto rendimento che si chiama Cartesio e che fa proprio questo, data collection, quindi fa soltanto questa attività oltre anche ad avere a bordo un profilometro che serve per poter verificare anche la tessitura della pavimentazione, quindi lo stato di degrado della pavimentazione stradale. È uno strumento molto molto efficace che stiamo utilizzando da qualche anno e sta dando veramente dei grandi grandi risultati. Quindi il nostro lavoro a livello periferico poi è un complemento che va ad affinare, ecco, e va a risolvere tutti quei casi in cui Cartesio non riesce a rilevare anche alcune opere che non sono visibili nello spazio delle camere della SE scanner. Quindi Cartesio è un'unità operativa mobile, quindi una macchina che è equipaggiata con tutta una serie di sensori, fotocamere, laser scanner, immagino LIDAR, quindi laser scanner con piattaforme di azione e movimento, certo. Profilometri, quindi è veramente un laboratorio itinerante che viaggia per le strade di competenza di ANAS e costantemente acquisisce dati. E lui quindi fa la grossa parte di acquisizione dei dati che poi vengono processati per creare questi database e per gestire le informazioni. Poi quello che tu mi stai dicendo è: siccome Cartesio è una macchina e questa deve sempre viaggiare e ci sono delle zone che chiaramente sono zone cieche per una macchina che viaggia sulla superficie del manto stradale, le varie unità operative periferiche integrano i dati che non sono stati acquisiti da Cartesio con altra strumentazione o con il fatto che può permettersi di andare a vedere zone che altrimenti sarebbero angoli ciechi. È corretto? Cioè, c'è un esempio molto molto banale, noi interveniamo molto spesso per l'integrazione del grafo stradale, che praticamente è l'ossatura principale, lo scheletro su cui noi appoggiamo tutte le informazioni geolocalizzate, tutti i beni e tutti gli elementi di interesse del catasto strade. Ecco, Cartesio fa anche questo tipo di rilievo, però noi andiamo in alcuni casi a fare delle integrazioni, mi riferisco per esempio alle rotatorie, agli incroci, dove ci sono dei rami di svincolo che è difficile farli rilevare da una macchina che fa alto rendimento e quindi in quel caso noi ci integriamo facendo dei rilievi puntuali con il rover oppure con una semplice antenna banalmente messa sulla capote della macchina e quindi facendo dei rilievi molto più limitati ma molto anche più accurati.
Quindi, partendo dalla strumentazione, mi hai citato già un paio di volte la strumentazione satellitare, quindi diciamo che l'ossatura, cioè lo zoccolo duro dei vostri strumenti sono i ricevitori satellitari, che vi servono chiaramente su una rete così vasta per avere la precisione e per avere l'accuratezza giusta della posizione in tutto quello che rilevate. Quindi senza di questo non si può andare da nessuna parte, altrimenti lo strumento GIS verrebbe meno. Quindi voi avete strumentazione satellitare. Però uno dei anche uno dei motivi per cui ti ho invitato qui nel podcast di 3D Metrica è che ultimamente vedo che hai condiviso non recentemente, anche da qualche mese a questa parte, varie attività che la tua unità compartimentale sta portando avanti e che hanno permesso di fare una scelta molto interessante, che è quella del rilievo tridimensionale. Ho visto che voi vi siete dotati di strumentazione laser scanner, tra l'altro laser scanning davvero performanti. Adesso possiamo fare tranquillamente nomi e cognomi, no? Quindi questo è un podcast libero, non facciamo pubblicità a nessuno, però insomma laser scanner di alta fascia, avete un laser scanner Regal e recentemente poi ci siamo anche confrontati su alcuni aspetti legati alla fotogrammetria, per cui avete affrontato il rilievo tridimensionale, quindi vi siete dotati di strumenti che fanno rilievo tridimensionale. Ora, prima dell'inizio della nostra chiacchierata, mi hai detto che causa Covid la parte aerofotogrammetrica è un attimo rallentata per l'ultimazione degli attestati di pilota APR, però chiaramente l'input è quello che avete già dato con l'acquisto di un laser scanner. Lo state utilizzando tanto? Lo state portando a frutto? Che tipo di rilievi fate con il laser scanner che avete? Sì, in effetti la società ANAS ci ha dato la possibilità di poter fare questo grosso investimento, che non è alla portata di tutti gli enti, e non tutti gli enti utilizzano queste tecnologie, quindi io devo ringraziare la mia società innanzitutto perché mi ha dato questa opportunità di portare innovazione tecnologica all'interno dell'ufficio periferico, e infatti non tutte le aree compartimentali hanno questo strumento. Abbiamo deciso di fare questo investimento proprio perché c'era una necessità stringente di poter e di dover definire le geometrie delle opere d'arte o fare anche dei rilievi dei versanti in frana, di cui non avevamo documentazione, e quindi non essendoci le ASBILT in ufficio per vari motivi, perché gli archivi sono anche in parte inaccessibili per varie motivazioni, o comunque non c'è la disponibilità di un disegno ASBILT magari risalente agli anni 60-70, allora lì bisogna integrarsi e rifare il rilievo geometrico, e farlo con le tecniche tradizionali sinceramente è un'operazione difficile, molto lunga, e che richiede veramente tempi poi di lavorazione veramente estremi, che non sono compatibili con i tempi nostri, con i tempi di dover magari programmare un'attività o redigere un progetto o fare da supporto a un progettista esterno, perché queste sono le tre linee diciamo su cui ci siamo spinti con l'utilizzo del laser scanner, quindi il rilievo 3D delle opere d'arte, in particolare stiamo facendo i ponti e i viadotti e anche di una certa complessità, in cui era necessario verificare se lo stato attuale corrispondeva a quello delle ASBILT. Ecco, questa è stata un'altra peculiarità, perché molte volte ci possono essere delle situazioni in cui piccoli particolari costruttivi possono essere anche leggermente diversi rispetto a quanto riportato nelle ASBILT o negli elaborati di progetto per esigenze locali del momento, che magari sono state autorizzate da un direttore dei lavori negli anni, ma che comunque magari per svariati motivi non sono state definite proprio bene nei loro particolari all'interno degli atti ufficiali di ANAS. E ci è stato molto proficuo fare questo investimento, perché siamo partiti subito con un esame molto molto forte. Abbiamo fatto inizialmente l'anno scorso il Viadotto Italia, che è uno dei viadotti più grandi d'Europa, con luci e campate, altezze rispetto al fondovalle veramente estreme, facendo il rilievo sia esterno che interno dell'involucro, perché si tratta di un viadotto a cassone in metallo, quindi è stato veramente difficile innanzitutto applicare le tecniche giuste per poter fare il rilievo interno del cassone, addirittura anche sotto traffico, quindi in presenza di traffico, con le vibrazioni notevoli in corrispondenza dei giunti, e sostanzialmente una struttura sospesa ad una determinata altezza che risente anche dello spostamento e della spinta del vento, per cui abbiamo avuto molto molto da fare l'anno scorso in fase iniziale, sia per l'apprendimento ma poi per la lavorazione che dovevamo portare a termine per conto della società e dei progettisti esterni che erano e sono incaricati di fare progetti di manutenzione programmata. Però ci siamo riusciti, ci siamo veramente sforzati, ma ci siamo riusciti. Abbiamo tappezzato, per esempio, dico così, giusto a modo di racconto, di storiella, tutto il cassone interno
del Vedotto Italia di Target, abbiamo fatto la poligonale topografica e quindi abbiamo utilizzato tutte le tecniche disponibili per poter fare un grande lavoro. Devo dire la verità che, contrariamente a quello che si dice, io sono riuscito a far ricostruire tutto l'involucro del cassone, quindi oltre 200 metri di cassone metallico, quindi ricco di bulloneria, di travi, travi a V, passerelle, quindi molto molto dense. Ho creato delle nuvole, siamo arrivati quasi a 1 miliardo di punti, quindi cioè, stiamo parlando veramente di situazioni assurde a livello di rilievo che non erano nemmeno supportate dai nostri computer societari. Infatti ho voluto fare delle forti espansioni delle RAM, ho voluto adattare la scheda grafica perché non ce la faceva il programma che abbiamo acquistato a gestire qualcosa come 250 scansioni fatte in alta definizione a 1200 kHz. È stato veramente molto molto difficile, però ci siamo riusciti anche con il riconoscimento, con la tecnica del riconoscimento dei punti omologhi. Sono comunque riuscito, a prescindere dalla poligonale, ad avere un ottimo risultato anche in termini di accuratezza centimetrica, perché abbiamo raggiunto quasi gli stessi risultati facendo l'allineamento delle scansioni con i target e l'allineamento delle scansioni fatto con la poligonale attraverso due differenti sistemi che ci ha proposto la Rigel con il suo software di Scan Pro. Poi l'esterno invece lo abbiamo rilevato a una frequenza molto più bassa, perché ci siamo resi conto che incideva moltissimo la qualità del materiale, cioè l'acciaio Corten, che è scuro per definizione, quindi non ha una grande riflettività, e la distanza rispetto ai punti di presa, perché ci siamo accorti che bisognava calibrare la frequenza, altrimenti con 1200 kHz i punti dell'impalcato non venivano praticamente rilevati. E questa è stata la prima grande esperienza. Abbiamo dovuto mettere insieme le scansioni dell'involucro interno con quelle esterne, e quindi abbiamo poi offerto questo lavoro ai progettisti, e stanno sviluppando adesso anche tutte le tavole del progetto di manutenzione programmata. Quindi ci siamo spinti anche al territorio, quindi a fare i rilievi del territorio, del terreno, e lì abbiamo scoperto, ecco, la grande novità che a me mi ha un po' anche impressionato: come con l'ASE scanner è molto facile abbandonare la topografia tradizionale fatta con i rover e con le stazioni totali. Spiegami meglio. Ma è stata veramente una grande scoperta, perché inizialmente sì, ci avevano proposto, sapevamo che c'era questa antenna GPS da montare sull'ASE scanner, però non eravamo convinti né dell'accuratezza e né tantomeno della possibilità di allineare tutte le scansioni semplicemente con un GPS, tra l'altro a monofrequenza. Uh-huh. E quindi eravamo convinti del fatto che ci fosse la necessità sempre di una poligonale di appoggio. Bene, siamo stati anche un po' smentiti, perché recentemente ho fatto un'esperienza in autostrada, abbiamo rilevato quasi 2,5 km di tracciato autostradale. Abbiamo utilizzato una tecnica tipica, la stop and go, quindi montando il l'asse scanner direttamente sul cassone di uno dei nostri veicoli ANAS, i promiscui, quelli che vedete in strada, quelli arancioni o quelli gialli, e abbiamo banalmente misurato l'altezza strumentale rispetto al centro di fase dell'antenna, e abbiamo scoperto che facendo questa attività, quindi facendo 100-150 scansioni lungo una stessa strada, però molto ravvicinate e con un'accuratezza incredibile che l'antenna in monofrequenza ci ha dato, è quasi di 1,5 cm, cosa che io non mi aspettavo per una monofrequenza, però evidentemente la configurazione dello skyplot e la presenza di una numerosità di satelliti ha contribuito anche a raggiungere queste accuratezze che normalmente si raggiungono con un doppio frequenza e con un'antenna di medio costo. Siamo riusciti a fare quindi l'allineamento e la registrazione delle scansioni on board, quindi lungo la strada mentre procedeva il rilievo, e poi la cosa sorprendente è che sono state allineate georeferite addirittura, con la possibilità di poter inserire anche un modello geoide. Questo ci ha consentito di avere come risultato finale il rilievo 3D di un intero tratto di autostrada con le quote ortometriche, e sinceramente abbiamo avuto anche modo di verificare a campione alcuni punti su strada, e anche con le CTR, con altri rilievi fatti anche da altri colleghi, il risultato è stato sorprendente. Cioè le
lo spazio 3D è venuto georiferito per bene e abbiamo offerto questo lavoro ad altri progettisti che si stanno occupando di altri tipi di progettazione e siamo soddisfatti perché ci siamo resi conto che abbiamo abbandonato un po' la tecnica tradizionale topografica con la stazione totale, ma con alcuni accorgimenti abbiamo raggiunto lo stesso risultato, però portandoci a casa milioni e milioni di punti. È una cosa nuova e su cui c'è da riflettere tantissimo. Io, ecco, quindi sto avvertendo questa sensazione, ecco, di un progressivo allontanamento dalle tecniche tradizionali del rilievo topografico. Ok, okay. Questo è un feedback molto interessante. Mi viene da dire che le tecniche topografiche tradizionali sono comunque sempre importanti per avere controllo di quello che si fa, per sapere che se c'è qualcosa che non va, sapere dove andare a vedere il dato che è sballato, che non torna, quindi avere controllo di tutto quanto. Però è molto interessante il tuo feedback ed è anche interessante, diciamo, il battesimo del fuoco che avete fatto con il rilievo laser scan. Vi siete scelti proprio una cosa semplice per iniziare proprio bene. Le gallerie, avete fatto scansione di gallerie, quindi mi hai parlato di viadotti, però insomma la Salerno-Reggio Calabria, comunque la vostra rete, è come praticamente tutta la rete italiana, è interessata da tantissime gallerie. Anche quelle sono manufatti, opere che avete già rilevato, avete già avuto un feedback in questo senso nel rilievo 3D? Sì, abbiamo fatto dei test su alcune gallerie dove c'era la necessità di verificare se con il laser scanner è possibile tirar fuori una difettologia, in particolare un quadro fessurativo. Quindi che è una situazione di degrado molto ricorrente un po' in tutte le gallerie. Perché? Perché è lo stato naturale del degrado di un'opera sotterranea. Quindi porta a questo tipo di fenomeni di degrado dovuti a tanti fattori. E quindi ci siamo spinti in una galleria piccola di 200 metri, abbiamo fatto un test e sono riuscito poi tramite Cloud Compare a fare un'operazione abbastanza semplice di srotolamento della calotta della galleria su un piano perfettamente orizzontale, e quindi poi ho fatto la comparazione con un piano ideale, o meglio con una superficie solida di riferimento che è un cilindro, e devo dire la verità che sono riuscito anche un po' a fatica però a tirar fuori attraverso la possibilità della colorazione della distanza del vettore tra il punto rilevato rispetto al piano ideale di riferimento alcune considerazioni, alcune fessure, quelle più macroscopicamente visibili anche d'occhio nudo. Ecco, è stato possibile quindi poter fare una mappatura a vista del quadro fessurativo, però non è molto soddisfacente perché ho notato che questo tipo di fenomeni di degrado va integrato comunque con altri strumenti, in particolare con georadar, okay, e quindi credo che la combinazione dei due sistemi possa portare sicuramente dei risultati ottimi. In realtà abbiamo trovato, ecco, la grande novità degli ultimi mesi, e stiamo cercando di fare dei monitoraggi dei versanti, ma anche delle opere d'arte, con il laser scanner, cosa che secondo me forse era un po' impensabile fino a qualche tempo fa. Però l'utilizzo dei voxel all'interno del programma ci ha consentito di fare anche questa equiparazione dei voxel di rilievi fatti in tempi diversi, e quindi di valutare il vettore di distanza tra voxel precedente e successivo, e quindi verificare, per esempio, nel caso di un versante in frana, se c'è stato un movimento e anche circoscrivere l'area del movimento. La parte legata alla aerofotogrammetria, o comunque il fatto che vi stiate equipaggiando anche con mezzi aerei, quindi con UAV, con sensori fotografici, come pensate di implementarla, come pensate di sfruttarla, al di là di questo momento, di questo stop che mi dicevi che vi sta rallentando in termini di attestati di pilotaggio APR? Quando sarete operativi, che previsioni avete per la parte aerofotogrammetrica? Sì, praticamente andremo a rilevare tutte le aree che sono inaccessibili sia alla scanner per l'assenza di punti di vista, e poi andremo a fare anche delle integrazioni con la scanner stesso, quindi l'idea è quella di mettere insieme tutte le tipologie di rilievo, quindi fatte con l'aerofotogrammetria e aggiungendo le numero di punti della scanner, e poi in futuro credo che riusciremo a fare un investimento nei prossimi anni per acquisire anche un lidar per il drone, che sarà il punto di arrivo di tutto questo investimento che stiamo facendo da diversi anni. Però
stiamo facendo questa attività, abbiamo tante frane da valutare che sono tutte prossime all'autostrada, perché purtroppo, tu dicevi prima, hai fatto questo tracciato tanti anni fa, la tortuosità è molto legata anche a quello che Giustino Fortunato parlava di questo sfasciume pendolo sul mare, quindi l'autostrada passa in realtà che sono molto orograficamente molto complesse anche da un punto di vista geologico, e per cui l'autostrada convive con le frane, convive con tutto ciò che è chiaramente, insomma, anche la sismicità locale, e quindi avere queste tecnologie oggi ci consente di poter avere dei controlli rapidi, efficaci, e portare subito delle decisioni ai nostri responsabili. Premetto che noi, quando facciamo però questo tipo di attività, siamo sempre supportati da altre specializzazioni all'interno dell'ufficio, quindi da geologi, da ingegneri, geotecnici, con cui noi ci interfacciamo, perché è un po' la nostra attività è un po' quella che fanno i radiologi in ospedale, quindi sostanzialmente noi facciamo le nostre valutazioni, i nostri rilievi, ma poi le deduzioni devono fare anche gli altri specialisti dell'azienda, quindi facciamo un lavoro multidisciplinare che viene condiviso con gli altri. Mi fa piacere che mi stai parlando di una direzione che sta prendendo ANAS verso il rilievo integrato. Fondamentalmente quello che vi state ponendo come obiettivo è il rilievo integrato, quindi voi siete partiti dalla strumentazione topografica tradizionale, avete integrato adesso il rilievo tridimensionale tramite laser scanner, siete pronti per la fotogrammetria e integrerete addirittura in futuro la parte legata a LIDAR da UAV. Questo è proprio il classico workflow del rilievo integrato, che prevede che nessuno strumento vada a lavorare in aree in cui è meno debole, tutti lavorano nelle aree in cui sono forti e tutti gli strumenti insieme si integrano e danno un contributo fondamentale per la riuscita ottima del dato rilevato e per il tuo lavoro quello del catasto. È interessante anche la parte legata alla multidisciplinarietà del tuo lavoro, nel senso che tu esegui un lavoro che poi verrà preso da altri che faranno le proprie valutazioni, che immagino non siano valutazioni che prevedono il confronto con il tecnico che ha fatto il rilievo, ma è chiaro che sono valutazioni anche legate alla propria esperienza e alle necessità operative del proprio compartimento operativo. A questo proposito, la domanda che ti vorrei fare è legata, anche se la tua parte è quella dell'acquisizione del dato, quindi una sorta di fotografia più o meno complessa dello stato attuale delle opere, visto che è comunque un argomento attuale, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio perché ci sono sempre argomenti controversi e comunque alcuni recenti episodi di cronaca, insomma, ne hanno riparlato. La parte legata alla manutenzione, all'osservazione del comportamento delle strutture, alla manutenzione delle strutture, credo che sia fondamentale per un ente gestore di una rete stradale. Come affronta ANAS la parte legata al... in parte me l'hai già detto, però da un punto di vista del controllo delle manutenzioni, come viene affrontato questa parte, che è, credo, abbastanza cruciale per tantissimi aspetti? Sì, l'azienda è strutturata in maniera efficace con delle strutture ad hoc che fanno proprio questa attività di manutenzione programmata, che è legata alla manutenzione programmata, in realtà è legata a ciò che noi vediamo su strada, quindi a ciò che esce fuori dalle nostre visite quotidiane ai manufatti, alle opere d'arte e a tutto ciò che fa parte della strada o dell'autostrada, per cui c'è una filiera all'interno dell'azienda che parte dai nostri sorveglianti su strada, che sono composti da squadre di cantonieri, sorveglianti, capi nudo, centro, che sorvegliano tutti i beni presenti su strada e con frequenza anche molto molto elevate. Infatti sono dotati anche di sistemi innovativi, quali iPad con delle app dedicate proprio al monitoraggio della struttura. Monitoraggio voglio specificare, si tratta essenzialmente di ispezioni visive sullo stato di conservazione dell'opera. Okay, perché poi il monitoraggio strumentale è ben altra cosa, su cui vorrei anche aprire una parentesi, perché noi siamo impegnati anche in questa attività in maniera molto molto intensa, quindi volevo spiegarti anche questa cosa. Quindi l'attività di sorveglianza sui manufatti viene fatta da tantissimi colleghi e con delle app innovative che
che permettono l'inserimento di tutto lo stato di degrado che viene visualizzato dall'operatore in alcuni database societari che poi confluiscono, ecco, in attività decisorie da parte di chi poi deve redigere l'eventuale perizia di manutenzione programmata. Quindi è un'attività che è un'attività molto complessa, è un'attività quotidiana, e quindi non posso che dire che poi rispetto a tutto ciò che avviene, insomma, il tempo ci darà, voglio dire, un feedback su quello che succede e sulle azioni positive che l'azienda ha messo in campo in tutti questi anni. Noi però, voglio dire, a parte questo, noi all'interno dell'ufficio Catasto Stato ci siamo dotati anche di stazioni totali ad elevata accuratezza submillimetrica e con accuratezze angolari, stiamo parlando sempre dello 0,5 secondi, con queste attrezzature riusciamo a fare anche il monitoraggio periodico dei ponti in particolare, quindi facciamo diversi monitoraggi tutto rincorso lungo l'autostrada del Mediterraneo che su alcune opere che sono necessitanti di verifiche periodiche perché la loro struttura magari fatte a stampella oppure magari che presentano, ecco, delle architetture che vanno un po' più monitorate rispetto a un ponte con delle travi semplicemente appoggiate su delle pile o delle spalle, ecco, richiedono delle verifiche aggiuntive e noi ci occupiamo anche di questo, quindi facciamo anche dei monitoraggi periodici e quindi all'esito di questo monitoraggio periodico offriamo un report con andamento grafico ma anche numerico degli spostamenti, degli abbassamenti oppure degli innalzamenti e quindi di tutto ciò che riguarda la dinamica dell'opera d'arte nella sua attività quotidiana e temporalmente, diciamo, ben precisa. Noi facciamo per esempio dei monitoraggi ogni mese su alcune opere d'arte o quando è richiesto anche in tempi più brevi rispetto all'andamento anche stagionale, perché molte volte le temperature eccessive o le temperature molto quindi molto basse o eccessivamente alte possono produrre anche sugli impalcati metallici delle deformazioni diverse che vanno sempre monitorate, vanno osservate con il giusto piglio degli strutturisti che poi decidono se quel movimento è compatibile con i carichi, con le sollecitazioni per cui è progettato oppure ha superato magari la sua elasticità di progetto e quindi la tua unità operativa è veramente operativa, nel senso che da un punto di vista strumentale, adesso mi hai introdotto anche un altro strumento che è quello della stazione totale elettronica per monitoraggio, quindi con precisioni angolari molto spinte. Siete molto operativi da quello che vedo, da quello che condividi, da quello che mi dici. La domanda è così per tutte le unità compartimentali, per tutte le varie unità regionali oppure voi siete particolarmente avanti? Com'è la gestione? In effetti non tutte le aree compartimentali hanno questa possibilità. L'ufficio Catasto nasce essenzialmente per le attività GIS e quindi per le attività di conoscenza del patrimonio stradale. Queste sono attività aggiuntive che noi abbiamo deciso di mettere in campo perché poi ognuno di noi ha un proprio vissuto professionale e tecnologico che può essere messo a disposizione della società e quindi voglio dire non tutte le aree compartimentali dispongono di queste attrezzature, di questa possibilità. Noi lo facciamo veramente con grande entusiasmo e la società ci viene incontro perché ci dà tutti gli strumenti e la possibilità di poter investire su questo su queste attività. ANAS formalmente è un ente pubblico o privato? È una società le cui azioni sono praticamente conferite al gruppo Ferrovie dello Stato che è controllata dal Ministero dell'Economia. Quindi è un ente pubblico che rientra anche nell'elenco degli enti pubblici del decreto 165 dell'Istat. Ok, vabbè, comunque questa credo che sia una cosa molto positiva, il fatto che credo che questa sia un po' il connubio di due aspetti. Un aspetto legato, credo che sia molto legato all'intraprendenza, alla curiosità, alla voglia di fare dei tecnici che lavorano fisicamente in campo e che ad esempio la tua unità operativa, ma come credo che siano anche da altre parti, che chiaramente individuano in alcune tecniche molto vantaggiose per migliorare e efficientare il proprio lavoro e quindi che danno il primo impulso nei confronti dell'azienda a dire guardate c'è questa possibilità, potremmo utilizzarla in questo senso. Dall'altro lato però chiaramente c'è anche la nota
positiva legata a un'azienda, un ente pubblico. Poi sappiamo che gli enti pubblici sono diversi, sono di diversa natura e alcuni hanno più o meno difficoltà, mi immagino i piccoli comuni da un punto di vista della disponibilità economica dei fondi, però comunque sapere che enti pubblici accolgono in questo senso degli input che arrivano da chi è direttamente sul territorio e cercano chiaramente con le disponibilità che hanno di dotarli di strumentazione per fare al meglio il proprio lavoro, è una cosa non scontata, per niente scontata, perché siamo abituati a pensare alla chiusura dell'ente pubblico, alla limitatezza di quelle che sono le risorse. Chiaramente poi sono bisogna comunque sempre far fronte al bilancio e guardare all'aspetto economico, però comunque il fatto che si ascolti un input dal territorio e si cerchi di mettere in condizione il tecnico di lavorare al meglio è una cosa per niente scontata. Certo, infatti io molte volte, siccome ho avuto anche esperienze negli enti locali, mi rendo conto che molte volte gli uffici tecnici degli enti locali non hanno la strumentazione, non hanno le risorse, ma anche i colleghi tecnici, geometri, ingegneri che lavorano in questi enti locali hanno difficoltà, perché si trovano praticamente con una montagna di responsabilità e di competenze che non gli consentono di fare tutto questo. In ANAS invece è possibile, perché ANAS è una struttura tecnica, essenzialmente tecnica, per cui è dotata di tecnici e professionali specializzati nei vari settori, per cui ANAS ha avuto anche la possibilità di potersi strutturare in questo modo e creare degli uffici ad hoc che trattano soltanto alcune discipline. Però voglio dire, al di là degli investimenti fatti a livello locale, nell'unità catasto strade, ANAS, per quanto riguarda il monitoraggio dei ponti e in genere per il monitoraggio delle opere d'arte, ha avviato anche alcuni accordi quadro molto molto importanti su base nazionale, che sono già partiti. Prevedono praticamente l'installazione dei famosi sensori, accelerometri, inclinometri, eccetera, su molti molti viadotti della rete ANAS, e verranno installati a breve, quindi fra poco entreranno anche in esercizio. So che in alcune situazioni, in altre zone d'Italia, sono stati già installati e i test sono molto molto soddisfacenti. Quindi ecco, ANAS non ha investito soltanto sul catasto strade, ma in realtà sta investendo su tante altre situazioni, in tanti altri ambiti, anche a livello più ampio, e quindi c'è il coinvolgimento un po' anche di tutte le spin-off esterne attraverso gli appaltatori, e stanno arrivando veramente delle soluzioni tecnologiche molto molto importanti. E aggiungo che invece sull'autostrada del Mediterraneo stiamo installando dei sensori per la presa dinamica dei veicoli in transito, che ci consentono di poter creare un sistema di allertamento nel momento in cui transitano dei mezzi che sono molto ed eccessivamente pesanti, a volte anche oltre quanto autorizzato dalla nostra società per il transito dei passaggi, dei trasporti eccezionali. E quindi ci stiamo dotando di questa strumentazione, che è estremamente importante, perché se faccio un esempio, transita un auto articolato con più di 100 tonnellate, e magari transita su un ponticello che non è stato progettato per quel carico, una domanda bisogna anche farsela: quel carico può passare oppure no? E allora questi sistemi aiutano l'azienda a capire se ci sono delle ditte o comunque dei transiti che sono fuori norma, e sono anche legati alla contabilizzazione del traffico più in generale. Quindi abbiamo dei sistemi per la conta del traffico che ci supportano in tutte queste analisi che stiamo facendo, tutte analisi che poi possono convergere fra di loro, perché un po' il GIS ci consente di poter mettere insieme tutte queste informazioni, un po' anche l'esigenza di capire se la deformazione o comunque lo spostamento di un'opera d'arte, di un impalcato, è dovuta all'eccesso del peso del traffico transitante, oppure è un comportamento più che altro dovuto alla qualità dell'opera e quindi allo stato di degrado dell'opera stessa. Quindi voglio dire, ha messo in campo la società tantissime iniziative che stanno partendo, che sono già partite, e noi con la nostra piccola unità operativa devo dire che ci difendiamo, perché stiamo facendo tantissimo, e credo che è un servizio aggiuntivo di grande valore di cui la società secondo me ne ha bisogno, ma ne hanno bisogno gli utenti. Mi viene da dire che stiamo uscendo dall'emergenza Covid-19. Lo spero veramente tanto. Ora stiamo registrando questa puntata alla fine dell'aprile del 2020. In questo momento il lockdown per
per l'intero territorio nazionale dovrebbe finire al 3 maggio 2020, per cui piano piano le varie attività riprenderanno. Il tuo lavoro è un lavoro che, come ci dicevi in apertura, si svolge tantissimo all'aperto, si svolge tantissimo sulle strade, si svolge tantissimo direttamente in campo. In questo momento come è organizzato il tuo lavoro considerando il lockdown? Sei operativo? Sei in smart working? Comunque vai in campo? Qual è il tuo feedback sulla rete autostradale e la circolazione dei mezzi in questo momento unico da un punto di vista storico? Certo, per quanto riguarda la circolazione dei mezzi, innanzitutto è stato registrato un calo veramente eccessivo dei transiti, anche superiori anche al 50% sull'autostrada. Infatti l'autostrada del Mediterraneo circolano più che altro i mezzi pesanti che sono autorizzati al trasporto delle merci per l'emergenza, e quindi il calo si è visto, sono anche ridotti il numero degli incidenti e anche degli incidenti mortali, per cui voglio dire è cambiato tutto lo scenario del traffico. Noi però siamo stati collocati in smart working dalla società, però stiamo lavorando anche da casa senza problemi e riusciamo a pianificare tutte le attività in campo che andremo a fare appena la fase 2 inizierà. Io c'ho già un elenco di rilievi, laser scanner, rilievi topografici, di verifica dei confini, per attività abusive, dobbiamo fare dei monitoraggi, stiamo preparando questi nuovi rilievi laser scanner che andremo a fare sui versanti, l'attività dell'aerofotogrammetria, insomma, quindi è tutto, abbiamo già un elenco per i prossimi mesi che stiamo pianificando. In particolare io sto pianificando i prossimi rilievi topografici che sono importanti per la società, perché molte volte, ecco, la società deve salvaguardarsi anche dei tentativi di abusivismo edilizio in prossimità delle pertinenze stradali, quindi molte volte vengono creati degli abusi edilizi con la costruzione di fabbricati oppure di banalmente di pensiline oppure di muretti che vengono creati e vengono realizzati in assenza dei nostri pareri e sotto le fasce di rispetto autostradali, e per cui molte volte siamo chiamati anche dai centri di manutenzione che sorvegliano l'autostrada a fare delle verifiche di confine, e lì poi si apre tutto un mondo di topografia. Lì facciamo topografia pura, anche se di carattere catastale, però facciamo topografia pura perché riprendiamo tutti i vecchi concetti dei punti fiduciari, del catasto, dei rilievi, della comparazione, punti omologhi, scarti, eccetera, per cui insomma i frazionamenti, quindi andiamo e facciamo, ecco, i topografi così come siamo stati imparati da quando abbiamo iniziato questa professione. E quindi io sto facendo in questo momento la pianificazione dei rilievi, quindi sto prendendo tutti i tipi di frazionamento dal catasto, dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sto preparando i file, sto preparando i miei rilievi, le ortofoto, sto facendo, ecco, dei sopralluoghi virtuali tramite Google Earth in modo tale da poter andare subito a verificare quali e dove sono posti i punti fiduciari, e sto programmando quindi questi rilievi per il prossimo futuro, poi alcuni monitoraggi e alcuni rilievi dei versanti. Insomma, l'agenda è piena per il prossimo futuro e spero con tutto il cuore di tornare presto a lavorare in campo, perché ne abbiamo bisogno tutti, ma come dico sempre, l'utenza viene prima di ogni altra cosa nella mia società. Angelo, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, per la tua disponibilità, per averci raccontato la tua esperienza e il lavoro operativo, fattivo, direttamente in campo della tua unità operativa, per cui davvero grazie per essere stato un ospite del podcast di Telemetrica, e seguirò sempre con tantissimo interesse i tuoi post su LinkedIn, dove condividerai tutte le varie nuove new entry che la tua unità compartimentale tramite ANAS porterà in campo, e condividerai i risultati del tuo lavoro. Grazie tantissimo del tuo tempo. Grazie a te, grazie anche a nome di ANAS, e grazie soprattutto ai due spettatori che mi hanno ascoltato, anche forse un po' spazientiti, non lo so, però magari sono argomenti un poco interessanti per alcuni, magari per altri sì, però io spero con tutto il cuore che possa servire tutto questo per far comprendere meglio cosa facciamo all'interno dell'azienda. Tutti gli argomenti, tutte le esperienze del singolo sono importanti, perché ognuno porta la sua esperienza e porta il suo punto di vista, per cui anche il tuo punto di vista è assolutamente interessante e tanti spunti ci hai dato e veramente ci hai fatto capire che cosa c'è dietro, perché tu giustamente hai detto il vostro obiettivo è quello di far sì che l'esperienza dell'utente sia positiva, però a volte l'esperienza dell'utente o l'utente che viaggia in strada non si fa tante domande su quello che
c'è dietro. Siamo sempre abbastanza pronti a aprire il libro delle critiche senza poi farci troppe domande. In questo, col tuo racconto ci hai fatto capire che in realtà c'è tanto dietro da un punto di vista di chi gestisce le strade su cui ci muoviamo. Per cui a volte mi viene da dire che prima di lanciarci in critiche scellerate dovremmo farci qualche domanda e fermarci un attimo a pensare sul lavoro degli altri. Quindi grazie per la tua condivisione, Angelo. Grazie, buon lavoro. Durante la nostra chiacchierata mi sono appuntato un po' di cose e sono alcuni aspetti, alcuni spunti che mi piacerebbe riprendere con te in chiusura di episodio, ma veramente rubandoti altri pochi minuti. Mi sono appuntato alcune cose come GIS, quindi lo strumento GIS in una rete così grande, così lunga, 34.000 km, credo che sia la base, il punto di partenza per l'inserimento di tutti i dati, ma non soltanto per l'inserimento, ma più che altro per la consultazione da parte di chiunque ne abbia l'accesso. Per cui lo strumento GIS, che da tanti è ancora visto un po' come un che cos'è o un po' troppo complesso, meglio non integrarlo, è difficile impararlo, mi fa piacere che sia proprio il punto di partenza, la base per l'inserimento di dati di questo tipo, cartografici legati al territorio. E Angelo ce ne ha parlato proprio in apertura quando ha iniziato a raccontare di che cosa si occupa e come svolge il suo lavoro. Rilievo integrato, un'altra parola che mi sono segnato, e credo che si debba andare sempre di più verso questa direzione. Gli strumenti topografici, Angelo, la sua unità operativa in questo momento ne stanno utilizzando davvero tanti. L'idea è quella di integrare anche con LIDAR da UAV, ma nessuno strumento può fare tutto. Alcuni strumenti hanno dei vantaggi enormi rispetto ad altri, ma la vera forza è l'integrazione di questi strumenti. Ne abbiamo parlato anche in una delle ultime puntate insieme a Gabriele Rossi. L'integrazione tra strumenti permette di esaltare i pregi di ciascuno di questi, facendo sì che i difetti vengano coperti dai pregi degli altri. Per cui il rilievo integrato è un'altra cosa che mi sono scritto. Un'altra cosa che ci tengo a dire in chiusura di questa puntata è quella che ho detto anche ad Angelo in chiusura della nostra chiacchierata, è che spesso siamo portati un po' a accusare o comunque a puntare il dito senza poi molto sapere cosa c'è dietro. È vero, ci sono sempre delle scelte che riguardano attività, riguardano progettazione, riguardano manutenzioni, spesso ci sono accadono delle cose. Io personalmente vivo a pochi chilometri da uno degli ultimi fatti di cronaca legata alla rete stradale, però la cosa che mi ha molto colpito è il lavoro che c'è dietro, la voglia che c'è da parte di queste persone che operano sul territorio di comunque indagare, conoscere, fornire un servizio che riguarda, nel caso di Angelo, il rilievo, quindi la conoscenza dello stato di fatto delle opere, e affinché ci possa essere conoscenza, ci possa essere programmazione, ci possa essere manutenzione. Questo lavoro è davvero grande. Se ci pensi, non si tratta veramente soltanto di andare in giro e scattare qualche fotografia, c'è ben altro. A volte nella cronaca leggiamo di giusto qualche fotografia scattata e qualche valutazione presa un po' così. Forse dovremmo a volte farci delle domande più approfondite, e quello che mi è piaciuto di questa chiacchierata e quello che mi porta a casa è che davvero c'è un grandissimo lavoro dietro l'unità operativa di Angelo, nello specifico, e di quello che fa sull'autostrada del Mediterraneo. Non mi spingo oltre perché non è il mio lavoro, non voglio accendere nessun tipo di polemica, però mi ha fatto molto pensare questo. Tutto questo lavoro, questa voglia di dotarsi di strumentazione per andare sempre oltre quella che è la conoscenza di quello su cui si deve lavorare, è secondo me molto importante. Se ti va di comunicare con me, lo puoi fare su Telegram, telegram.me/paolocorradeghini, altrimenti all'indirizzo web www.3dmetrica.it trovi tutti i miei contatti, indirizzo email, miei profili social network, i profili social network di 3D Metrica, insomma trovi tutti gli altri modi per metterti in comunicazione con me se preferisci utilizzare qualche altro metodo. Sempre su 3D Metrica, www.3dmetrica.it/supporta, puoi scegliere di diventare un finanziatore di 3D Metrica. Se vuoi, se ti va, se pensi che possa valere la pena, se pensi che quello che condivido sia utile, ti sia di valore, e se pensi che possa essere una bella cosa sostenermi e rendere sostenibile questo progetto, puoi scegliere di supportarmi economicamente con un contributo mensile, ricorrente, tramite la piattaforma Patreon, e in questo modo
mi farai capire che quello che faccio ha un valore per te e mi darai una grande botta di energia e ancora più voglia per continuare a portare avanti questo progetto. È una condivisione libera, è una scelta libera, non bloccherai in nessun modo la comunicazione e la condivisione di questi contenuti, però se ti va, per me personalmente sarà molto importante. La piattaforma è Patreon, trovi tutte le informazioni al link 3dmetrica.it/supporta. E io, come ogni puntata, voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che hanno già scelto di diventare dei finanziatori di 3dmetrica, quindi grazie ai produttori, ai compagni di viaggio, grazie a Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnano, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Racanal, Federico De Betto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Caveniero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Giampaolo Buonini, Martina Francescangeli, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Laurelli, Nicola Ghiaroni, Francesco Mugnai, Ettore Arcangeletti, Massimo Forcato, Matteo Tabacchi, Sergio Amenta, Cosimo Calese, Diego Pedersoli, Carlo Gambillara, Alessandro Scannapieco e Francesco Fagioli. E io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata alla fine di questo episodio. Ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradini.